Le parole dell'angelo Gabriele a Maria, rallegrati, piena di grazia, risuonano in modo singolare in questo santuario, luogo privilegiato per contemplare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. La Santa Casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane, piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni. Non temere, Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Avvenga per me secondo la tua parola. Il suo sì al progetto di salvezza di Dio, attuato per mezzo dell'incarnazione, e la consegna a Lui di tutta la propria vita. È il sì della fiducia piena della disponibilità totale alla volontà di Dio. E la casa di Maria è anche la casa della famiglia. Nella casa di Nazareth, Maria ha vissuto la molteplicità delle relazioni familiari come figlia, fidanzata, sposa e madre. Per questo ogni famiglia trova qui accoglienza, ispirazione a vivere la propria identità. La casa di Maria anche è la casa dei malati. La casa e la famiglia sono la prima cura del malato nell'armarlo, sostenerlo, incoraggiarlo e prendersene cura. Ecco perché il santuario della Santa Casa è simbolo di ogni casa accogliente e santuario degli ammalati.